Sale la paura in Calabria dopo i fatti di Modena. Dopo le tre scosse, di cui almeno due piuttosto intense, verificatesi lunedì, anche nella notte, martedì, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono tornati a segnalare come la terra in Calabria e Basilicata continui a tremare. Il primo sisma è stato avvertito a 10 minuti dall'una di notte e il successivo alle 6:04. L'epicentro è a 6,8 km di profondità tra i comuni cosentini di Murano Calabro e San Basile e Viggianello nel Potentino. La magnitudo è stata di 2,8. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tappa Regina oggi per il ministro per la coesione territoriale. Fabrizio Barca ha incontrato presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria il presidente della regione. La visita della struttura oggetto di interventi di restauro è stata seguita da un confronto con gli stakeholder impegnati a vario titolo nel progetto di valorizzazione territoriale collegato al polo museale Regino. Il ministro ha anche visitato il laboratorio di restauro dei bronzi di Riace nella sede del Consiglio regionale e ha poi concluso il suo sopralluogo invitando gli italiani e non solo a visitare il museo e la città. Organizzata dall'Ispettore regionale Calabria dei volontari del soccorso della Croce Rossa italiana, si è tenuta lo scorso 27 maggio, nello splendido scenario dell'isola di Dino, antistante la città di Praiamare e Cosenza, l'assemblea regionale alla quale hanno partecipato tutti i rappresentanti dei gruppi calabresi. All'iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Praia, Antonio Praticò, e Elda Nagero, in qualità di commissario del Comitato regionale Calabria della Croce Rossa italiana. Catanzaro diventa ora un esempio di come intendiamo il rispetto dello Stato di diritto e, scusatemi la provocazione, di come vada intesa per noi la legalità. Noi riteniamo che il risultato è legittimo. Lo ha detto Gaetano Quagliariello, vicepresidente del gruppo dei senatori PDL, incontrando i giornalisti a Catanzaro assieme al sindaco Sergio Abramo, al senatore Antonio Gentile e al deputato Giuseppe Galati. Nel capoluogo calabrese il candidato del PDL è stato eletto sindaco con il 50,2% dei voti, poi con contestato dal centro-sinistra che ha annunciato ricorso al TAR, segnalando irregolarità in alcune sezioni.